Amici sportivi, amanti del grande wrestling, benvenuti a un nuovo appuntamento con le telecode delle bandite. Quest'oggi siamo di nuovo nella Ring of Honor, così come è stato nel match, nel precedente match fra Kevin Steen e Roderick Strong. Siamo all'evento Take No Prisoners 2008. Siamo alla Pennsylvania National Guard Armory di Philadelphia in Pennsylvania, quindi siamo vicini alla famosa ECW Arena, perché anche la ECW Arena era di Philadelphia. E quest'oggi vediamo un match fra altri due grandissimi futuri prospetti del mondo del wrestling. Da una parte, in calzoncini amaranto, abbiamo Brian Danielson, conosciuto come Daniel Bryan in WWE, e dall'altra parte con pantaloncini marroni e con una banda centrale nera, abbiamo Austin Aries, che avrà anche lui il suo periodo in WWE, ma sicuramente è molto più ricordato per ciò che ha fatto in TNA. Quindi un altro grande scontro fra due grandissimi lottatori, entrambi molto completi, anche se Austin Aries è diciamo ricordato di più per per la sua agilità. Appunto, Austin Aries, quando ha lottato in WWE, è stato uno dei protagonisti per un certo periodo della categoria Cruiserweight a 205 Live. Diciamo che tra i due, ovviamente quello che ha avuto più successo in WWE è stato Brian Danielson, perché lo sapete tutti, col nome di Daniel Bryan ha vinto il titolo del mondo a WrestleMania 30, è stato uno dei lottatori più importanti della WWE, e anche adesso che lotta in AEW comunque è un lottatore che si fa sempre rispettare. Mentre invece Austin Aries, se in TNA è riuscito a diventare più volte campione del mondo, in WWE purtroppo così non è stato, perché probabilmente a Stanford non hanno creduto in lui, e sinceramente non condivido questa scelta, perché Austin Aries comunque ha dimostrato nel corso degli anni di essere un lottatore di tutto rispetto. E qui guardate, passiamo già al commento del match, qui guardate come Austin Aries, con la sua spettacolarità, riesce a liberarsi da una situazione di difficoltà, e qui guardate come si mette sulla verticale per cercare di uscire da una presa difficoltosa alla testa, questa forbice alla testa da parte di Brian Danielson. Qui Austin Aries riesce a liberarsi e anzi rovescia la situazione, andando a colpire in maniera violenta una delle gambe di Brian Danielson. La cosa bella è che questa sfida è iniziata sotto il segno della sportività, perché i due si sono dati la mano, cosa che spesso accadeva, a dire la verità, in Ring of Honor, perché diciamo che in questa federazione, al di là delle capacità tecniche che sono fondamentali, che erano fondamentali soprattutto all'epoca, però era fondamentale soprattutto l'atteggiamento che si aveva nel ring, si doveva avere rispetto dell'avversario, cosa che ovviamente diversi lottatori non avevano. E qui guardate la forza nella schiena di Brian Danielson, che vuole evitare lo schieramento andando con il ponte. Qui guardate lo scambio di favore, guardate la spettacolarità dei due lottatori, veramente straordinaria. È un balletto quello che stanno mettendo in scena questi due straordinari atleti, che adesso ancora, guardate qua, e siamo solo all'inizio match. E qui Brian Danielson, dove era mostrato con Austin Aries diciamo la grande spettacolarità, riesce ad abbattere il suo avversario, prima con uno standing dropkick, poi con un double underhook suplex, che poi ha tentato anche lo schienamento, ma c'è solo il contro di due. Qui Brian Danielson cambia obiettivo, va sul braccio sinistro di Austin Aries, una presa assolutamente fastidiosissima per Double A Austin Aries. Attenzione, Austin Aries cerca di raggiungere le corde, però Brian Danielson, data l'esperienza maggiore, riesce comunque a mantenere la presa
ripetutamente, però qui attenzione, Austin Harris riesce a trovare un modo per liberarsi e anzi manda fuori giri Brian Dennison e poi lo finisce con un drop kick al volto. E qui si vede l'agilità di Austin Harris, che va adesso con una side headlock al centro del ring. Brian Dennison si libera, però subisce lo shoulder block da parte di Austin Harris ancora. E qui Brian Dennison va a chiudere. Attenzione! Cut and mutilation! Già inizio match, incredibile! Però Austin Harris riesce a liberarsi immediatamente, anche perché siamo a inizio match e difficilmente l'avversario è stanco, si stanco. Attenzione però Austin Harris, tentativo di suicide dive interrotto sul nascere da Brian Dennison, che ha colpito Austin Harris con una ginocchiata. Una brutta botta per Austin Harris, perché si è beccato una ginocchiata al volo mentre lui si stava per lanciare. Qui dropkick a vuoto, però, perché Austin Harris comunque non è uno stupido, non sta lì a guardare e anzi evita all'ultimo secondo il dropkick di Brian Dennison. Adesso è lui che va con una serie di ginocchiate alla schiena di Brian Dennison, ancora una terza ginocchiata a schienamento. 1, 2, no, solo conto di 2. Il match continua con Austin Harris che continua la sua offensiva su Brian Dennison. Un match assolutamente equilibrato. Siamo a poco meno di 6 minuti, anzi 7 minuti in realtà, di incontro. E i due già hanno mostrato le loro grandissime abilità in ring. Qui guardate la presa di Austin Harris che chiude Brian Dennison in questa presa alla spalla destra, utilizzando anche le gambe. E qui Brian Dennison riesce a toccare la prima corda e quindi Austin Harris è costretto a interrompere la presa, se no viene squalificato. E qui Austin Harris deve trovare un'altra strategia per ottenere un vantaggio in questo match. Porta il suo avversario sull'apron. Attenzione ad Austin Harris, ginocchiata in salto in corsa da parte di Austin Harris. Brian Dennison è intontito e qui Austin Harris continua ancora a colpire Brian Dennison appoggiato sull'apron. Adesso cade fuori dal ring. Queste azioni sono particolarmente apprezzate dal pubblico di Philadelphia. Teatro di questo evento della Ring of Honor, Take No Prisoners, la prima edizione di questo evento da parte della Ring of Honor. E qui i due rientrano nel quadrato, schieramento 1, solo conto di 1 da parte dell'arbitro. Take No Prisoners ha avuto solo 2 edizioni, questa qui e poi quella dell'anno successivo. Poi è un evento che non è stato più replicato, come probabilmente difficilmente potrebbe essere replicato o replicata questa presa di sottomissione di Austin Harris, che poi va per lo schienamento, uno schienamento assolutamente innovativo da parte di Austin Harris. Come potete vedere da questi incontri combattuti della Ring of Honor, ci sono una serie di mosse che e di dinamiche in generale che difficilmente vedrete in uno show WWE, perché in WWE si punta su una tipologia di wrestling molto più classico, mentre qui in Ring of Honor, ma la cosa che in parte viene anche ripresa in AEW, si punta su una tipologia di wrestling molto più centrato sull'azione in ring e sulla tecnica, quindi sul wrestling vero e proprio. Quindi non è detto che una mossa finale deve appunto arrivare sul finale del match. E qui ancora scambio di cortesie tra Dennison e Harris. Questo momento è favorevole all'American Dragon, a respippa all'angolo. Austin Harris a subire Brian Dennison, si lancia su di lui, lo colpisce con l'avambraccio, poi un suplex, schieramento 1, 2, no,
Solo conto di due da parte dell'arbitro. Il match continua per la gioia del pubblico di Philadelphia, che ovviamente è fan di questa tipologia di wrestling, anzi abituata anche a tutt'altro. Sicuramente capirete il riferimento alla ECW, che è stata una federazione che ha rivoluzionato negli anni 90 il mondo del wrestling, e devo dire la verità che anche la Ring of Honor comunque ha rivoluzionato il mondo del wrestling, perché ha portato alla luce diversi grandissimi lottatori che poi faranno grande il mondo del wrestling sia in WWE che in TNA, AEW e quant'altro, come nel caso appunto di questi due lottatori protagonisti di questo match. E qui Bryan Danielson va a chiudere Austin Aries con una sorta di nerve hold, però a quanto pare non ci mette la dovuta forza, perché Aries si libera con una serie di gomitate. Match assolutamente equilibrato, attenzione Bryan Danielson, double underhook, una doppia presa alle braccia di Austin Aries, però Aries riesce ancora una volta a liberarsi. Attenzione, Aries whip all'angolo, Bryan Danielson con la sua agilità riesce ad evitare il peggio, e qui attenzione, Austin Aries si abbatte su Bryan Danielson con la clothesline e finalmente riesce ad andare con il suicide dive volando attraverso le corde. Ci aveva provato prima qualche minuto fa, ma Bryan Danielson era stato bravo ad evitare tutto, ma questa volta non riesce ad evitare e si prende Austin Aries in pieno sul volto. E qui i due lottatori rientrano nel quadrato, attenzione, tentativo di suplex evitato da Bryan Danielson, che porta Austin Aries all'angolo. Austin Aries però ancora va ad agganciare Bryan Danielson per un tentativo di suplex. Bryan Danielson riesce comunque ad evitare il peggio, rimane sull'apron. Austin Aries ancora va a colpire ripetutamente Bryan Danielson con delle gomitate sull'apron. Bryan Danielson è lì steso sulla, attenzione però comunque Bryan Danielson vuole comunque colpire Austin Aries, e ci riesce andando con le gambe a colpire il braccio sinistro di Austin Aries e a farlo impattare prima contro il paletto di sostegno ring e poi sulla spalla. E qui si vede la straordinaria esperienza di Bryan Danielson, che va sulla terza corda, vuole volare, lo fa con un dropkick, un missile dropkick assolutamente fantastico. Si rimette in piedi l'American Dragon, è bello carico, e qui attenzione, va con una sorta di, forse vuole andare per la crossface chicken wing, attenzione, no, ancora cut mutilation al centro del ring. Vediamo se Austin Aries riuscirà a rovesciare. Sì, ci è riuscito. Probabilmente Bryan Danielson non è riuscito ad implementare e a mettere la giusta forza in questa presa. E qui Austin Aries ancora. Bellissimo questo back suplex. Eseguito una variazione. Questa è una variazione del back suplex. E qui attenzione Austin Aries. Attenzione, rimane vittima ancora però di Bryan Danielson. Attenzione, triangle choke al centro del ring da parte di Bryan Danielson. Qui l'American Dragon sta mostrando, però qui Austin Aries, attenzione, tentativo di schieramento, Bryan Danielson lo evita, anzi continua a chiudere il braccio sinistro di Austin Aries in una presa di sottomissione utilizzando le gambe, però Austin Aries riesce ad appoggiare il piede sulla prima corda e a interrompere la presa. Qui Bryan Danielson sta mostrando tutta la sua tecnica e tutta la sua esperienza delle prese di sottomissione. Ancora va a chiudere le braccia di Austin Aries,
Attenzione, Whistlock, Austin Aries si porta le corde, ancora per Anderson, ancora Cut Mutilation, Austin Aries rovescia in un tentativo di schieramento, ma c'è solo il contro di due. Qui si vede che Austin Aries ha studiato bene il suo avversario. Attenzione, roll up, 1, 2, no, solo contro di due. Attenzione, ginocchiata in faccia da parte di Austin Aries, scusate, forse il tentativo di Shining Wizard. Attenzione, protetto il suplex, però di due abbraccio di sinistro. Attenzione, Discus Elbow Strike da parte di Austin Aries, che però rimane ancora chiuso nella presa di sottomissione di Brian Dennison. Un American Dragon mai domo, così come anche Austin Aries. Mamma mia, che calcione tremendo. Attenzione, small package, 1, 2, 4, ci è andato vicino. Quanto ci è andato vicino al 3, mamma mia. Brian Dennison si è salvato per il rotto della cuffia, veramente. E qui Austin Aries indica all'arbitro, ma come, 2? Io pensavo che fosse 3, invece per lui purtroppo è solo il conto di 2. E qui Austin Aries porta Brian Dennison all'angolo, se lo piazza lì sulla terza corda. Forse vuole andare, sicuramente vuole andare per un superplex. Attenzione, Austin Aries lo va a raggiungere. Scontro ad alta quota tra i due. Vediamo chi avrà la meglio. Attenzione, ancora triangle choke sul paletto. Azione altamente scorretta, che però ovviamente avrà il suo effetto sul braccio sinistro già malandato di Austin Aries. E qui Brian Dennison deve trovare un'altra strategia, deve capitalizzare il momentum, ma Austin Aries è lui che capitalizza il momento andando con un dropkick, poi raggiunge Brian Dennison, lo va a colpire con il superplex a segno, schieramento, 1, 2, 3, no, ancora una volta solo contro di due. Austin Aries ha rischiato ancora una volta. Attenzione, forse è lui che va a chiudere il match con questa presa al collo. Sembrava la Cut Mutilation, però ovviamente la presa è diversa, quindi non può essere. Attenzione, attenzione ancora, la chiusura dell'abbraccio sinistro. Attenzione, si libera per Austin Aries. Mamma mia, serie di ginocchiate. Però Brian Dennison ancora, attenzione, guardate qui la durezza di Brian Dennison, serie di gomitate. Ma Austin Aries non è uno scherzo, risponde colpo su colpo. Attenzione, guardate qui Brian Dennison, mamma mia, va a finire. Attenzione, presa al braccio sinistro, una presa tremenda, il braccio sinistro infortunato. Vediamo se Austin Aries resiste o meno, perché anche lontano dalle corde, no, non resiste. Vince Brian Dennison per sottomissione. E qui Brian Dennison batte Austin Aries grazie a una semplice presa al braccio. Ma qui Brian Dennison è stato bravo a infortunare il braccio sinistro di Austin Aries per poi chiuderlo nella presa di sottomissione per la vittoria finale. E su questa immagine io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre qui su YouTube.